quello che ho imparato è appunto l'approccio che ho io verso la tecnologia, perché poi è il mio mestiere, è la mia passione, è quello di aver capito che l'85% di quello che so fare non dipende dalla piattaforma che utilizzo, perché la piattaforma, ad esempio, io quando ho iniziato, come dicevo, non esisteva neanche Google, cioè i social men che meno. Oggi uso esclusivamente queste piattaforme. Quindi è l'approccio mentale, cioè riuscire ad avere la voglia di imparare certi processi, certi passaggi. E ti faccio un esempio. Ad esempio, ad oggi utilizzo tantissimo la piattaforma di advertising di Facebook e Instagram. Quando è arrivato TikTok, social totalmente nuovo, anche lì si può fare advertising, ma non l'avevo mai utilizzato. Uno potrebbe dire, no aspetta, cioè non lo faccio perché è difficile. In realtà, aprendo il pannello pubblicitario per TikTok, le dinamiche sono le stesse, cambiano magari la posizione dei bottoni, però le logiche sono uguali. Uguale. Quindi, secondo me è proprio il fatto di riuscire a aver voglia di fare quel salto. E qui mi riaggancio un po' al discorso della maratona. La maratona, una volta, prima di arrivare a fare 42 km, vai a piccoli step, incominci a farne, come dicevo, 1, 5, 10, 21, 42, e lì trovi delle metodologie. Una volta che ne hai fatta una, e quindi hai l'esperienza, quella dopo, ogni volta è diversa, però ci sono delle cose che si ripetono. E questo è anche nel mio mestiere. Un altro esempio, ne parlavamo appunto prima, piattaforme di email marketing, di marketing automation, poi ci sono vari livelli. Ad esempio, io ne utilizzavo una, e poi pian pianino ci sono dei clienti che arrivano che hanno già le loro piattaforme, mi dicono, ma la sai utilizzare? Ho detto, guarda, ne utilizzo una, le logiche dei funnel che voglio creare le conosco. Sono sempre uguali. Quelle, cambiano, ripeto, cambiano i bottoni, cambiano un po' le grafiche, ma le logiche sono quelle. Quindi è questo, la non aver paura della piattaforma, perché le piattaforme, diciamo così, si copiano tra di loro, ma avere l'approccio mentale al cambiamento. Quindi c'è una frase che mi piace tantissimo e lo cito anche nel libro, il saggio di Baricco, I Barbari, dove fondamentalmente sono 8 articoli che lui scriveva sul Corriere della Sera, che ci ha fatto un libro, dove dice il cambiamento, non, se tu ti fermi in questa mare del cambiamento, affondi. Se invece tu surfi sul cambiamento, fondamentalmente vai avanti. Quindi le cose cambiano in continuazione, come il mare non è mai uguale, è a volte mosso, a volte calmo, però se tu impari praticamente a nuotare o a surfarci, praticamente continui ad andare avanti. Per me quello è stato illuminante, è stato un po' la scintilla da cui è nato poi tutto il mio cambiamento.